Un autobus elettrico a batteria e a guida totalmente autonoma è uno dei progetti presentati al VTM, che si è aperto stamani alle OGR di Torino, una 2 giorni dedicata al futuro dell'automotive tra innovazione e conversione all'elettrico. Tutto il sistema viaggia a guida autonoma, ovviamente con tutta una serie di sensori che controllano sia la parte anteriore che la parte posteriore. Si tratta di un trolley bus, cioè in sostanza di un tram che viaggia su gomma. L'azienda, nata nel 1993 a Torino da 4 soci, ha attirato per questo progetto investimenti dalle maggiori aziende cinesi del settore. Stiamo già parlando con alcune città nel mondo per introdurlo come mezzo. È interessante perché è da usare nel centro città senza fare binari e senza fare linee elettriche. Ma potrebbe anche non essere tutto elettrico il futuro della mobilità sostenibile. Alla Punch Torino, per i mezzi pesanti, puntano sui motori a idrogeno. Sono semplicemente dei motori che utilizzano l'idrogeno come combustibile e il grossissimo vantaggio è quello che ci consente di riutilizzare completamente la filiera esistente. In altre parole, gli attuali motori diesel già in funzione non sarebbero da buttare. Possono essere semplicemente riconvertiti utilizzando però l'idrogeno. E noi con la nostra tecnologia che abbiamo sviluppato qua in Italia siamo in grado di far sì che questi motori abbiano le stesse prestazioni dei motori tradizionali. Insomma, un Piemonte che dimostra di avere molte carte da giocare nella sfida della transizione. Ci sono oltre 300 aziende, abbiamo anche 24 start-up, ci sono grandi opportunità in questa trasformazione tecnologica, non solo nella componentistica, ma anche attraverso la parte che diventa sempre più predominante, che è il software.